Cerco ancora un modo per riunirli. Coraggio, ce la faremo, lo spero. Ma devo prendere qualcosa? No, non ha senso. Nessuno mi ha dato un indizio. Ok, mannaggia, è da solo. Perché mi guardi così? Perché sei vestito per andare sulle autostrade, tipo? Niente, aspetterò un po', magari si incontreranno senza che io faccia niente. Hai la mia stessa faccia di quando organizzo qualcosa, la sua stessa faccia, non è certo un complimento, no, infatti. Con quelle molettine per capelli, anche le molettine per capelli, oh signore. Non lo so, penso di dover fare avanti e indietro, mannaggia, è ancora da solo, devo riunirli in qualche modo. Ma non ho appigli, non mi hanno dato niente su cui lavorare. Se fossi stata carina mi sarei sentito lusingato, ma il tuo sguardo insistente mi mette a disagio a dire il vero. Ti va di venire con me? Mai e poi mai, almeno è stato chiaro. Sarò più fortunata forse con Willy. Questa è la scusa. Per favore, voglio solo parlare con Willy e te. Ok, questa è la scusa. Per favore, voglio solo parlare con Willy e te. Per caso hai parlato con Charlie? No, proprio no. Dovrò trovare altro. Non sto capendo una mazza. Wenka non è con lui, peccato. Wow, cosa? Eri persa nei tuoi pensieri. Mi ha sorpreso. E quindi? Oh mamma mia. Non pensavo fossi capace di riflettere. Mi sorprendi se ti acchiappo. Ah, gli insulti delle elementari. Ti andrebbe di venire con me? Se riesci a prendermi, vedremo. Non mi divertirò. Tirò di certo a correrti dietro se alla fine non vinco niente. Allora lascia perdere, non ti avrei seguito in ogni caso. Nessuno dei due vuole seguirmi, dovrò trovare un altro modo per riunirli. E sì, ma non sappiamo quale. Eccoti, ho trovato qualcosa. Ah, fai tutto tu? Ok. Meglio, perché non ne posso più. E pensa che io devo sopportarli sempre, povero. Anche tu a fine episodio mi chiederai di restare con te? Sì, spero di sì. Ecco il piano d'attacco. Stavo conservando questa prelibatezza per una grande occasione. Vorrà dire che il piano d'attacco sarà un'occasione speciale. Di che prelibatezza parli? Una carota gigante. Cosa? Te la fido. Così potrei dire a Willy e Wenka che se ti seguiranno gliela darai. Non sospetteranno niente? Mi sembra una buona idea, spero funzionerà. No. Non esiste nessuno più goloso di Willy e Wenka, credimi, credimi. Cadranno nel tranello. Sniff sniff, cosa nascondi alle spalle? Questa, gli mostro la carota. È per me, solo se accetti di seguirmi. Oh cielo, cattiva, mi mostri una carota e mi fai credere che è un regalo e invece devo fare qualcosa per averla. Vergognati, smettila di far finta di piangere. Ha funzionato una volta, non due. Ciò non cambia che ci sarà un problema. Ah sì, e quale? Me la ruba? Voglio la carota e non voglio seguirti, ecco il problema. A te di scegliere, sarebbe un peccato però perdere una tale delizia, non trovi? Pienamente d'accordo, per questo prenderò la carota e scapperò. Credo tu non abbia ben capito le mie condizioni.
Ecco, mi è saltato al braccio e strappato di mano la carota prima di partire correndo. Willy, razza di piccolo, questa volta è troppo. Oh, anche Wenka e Lee stanno mangiando la carota. Ah. Ok. Ah, sei tu, grazie. Se avessi saputo che facendoti tutti questi dispetti ci avresti dato la carota, avrei fatto anche di peggio. Non credere, non è un regalo, volevo solo riunirvi. Riunirci e perché? Per il vostro gioco. Oh, quel sorriso non dice niente di buono. Vuoi giocare al gioco della verità? Va bene, sarà divertente, ma ad alcune condizioni, giusto per non essere imbrogliati, ok? Uno di noi dirà: no, è quello. È il classico indovinello. Uno di noi dirà solo la verità, l'altro mentirà. Se perdi, dovrai mangiare una delle mie uova di cioccolato. Non preoccuparti, non sono avvelenate, d'accordo? E allora che punizione sarebbe? Poi devi scoprire chi mente e chi dice la verità, se no avrai perso. Fin là tutto è chiaro. E siccome vuoi sapere chi ha giocato un tiro basso a Charlie, devi anche scoprire chi ha rubato le galline e chi ha dato loro da mangiare dei semi, se no avrai perso. Ok, quindi devo trovare chi mente, chi ha rubato le galline e chi ha dato loro da mangiare dei semi. Ah, quindi ci può essere dentro anche Charlie? Credo, non lo so. Avrai diritto solo a 3 domande. Quali? No, terribile. Dai, non è male, siamo gentili. Avremmo potuto fare peggio, ma siccome ci hai dato la carota, dato, veramente ti sei servito da solo. Un'altra cosa, puoi fare una domanda a uno solo di noi. Le 3 volte dovrai scegliere a chi fare la domanda. Sono parecchie le condizioni, infatti io non sto capendo niente. Un gioco non è divertente se non ha delle regole. Io avrei detto il contrario. Che un gioco è bello se non ha regole, però vabbè. Certo, però insomma. Allora sei pronta? Sì. Anche se perdo, dovrò mangiare un uovo di cioccolato, non è così grave. E invece secondo me sì. Ah. Ah. No. Potreste rispiegarmi le regole? Per favore, voglio essere sicura di aver capito bene. Io le ripeto. Uno di noi dirà solo la verità, l'altro mentirà. Se perdi, dovrai mangiare una delle mie uova di cioccolato. Non preoccuparti, non sono avvelenate. Ma qui c'è qualcosa che non va. Poi devi scoprire chi mente e chi dice la verità, se no avrai perso. E siccome vuoi sapere chi ha giocato un tiro basso a Charlie, devi anche scoprire chi ha rubato le galline e chi ha dato loro da mangiare dei semi, se no avrei perso. Ok, quindi devo trovare chi mente, chi ha rubato le galline e chi ha dato loro da mangiare dei semi. Avrai diritto solo a 3 domande. Quali? Qui non mi dice quali. Dai, non è male, siamo gentili. Avremmo potuto fare peggio. Ma siccome ci hai dato la carota, dato veramente ti sei servito da solo. Un'altra cosa, puoi fare una domanda a uno solo di noi. Le 3 volte dovrai scegliere a chi fare la domanda. Sono parecchie le condizioni. Un gioco non è divertente se non ha delle regole, certo, però insomma. Allora sei pronta? Sì, anche se perdo dovrò mangiare un uovo di cioccolato, non è così grave. No, potresti rispiegarmi. Non ho scelta.
Allora cominciamo e non dimenticare, uno di noi dirà sempre la verità e l'altro mentirà sempre. Ed è subito The Mentalist. Passa alla prima domanda. Scegli la domanda. No, i trip mentali. Chi dice la verità, ditemi chi ha rubato le galline, il cielo è blu. Ah. Ah, beh. Non è giusto. Il cielo è blu. Uno mi dirà sì, perché mi dice la verità, l'altro mi dirà di no. Ditemi chi ha rubato le galline. Ma anche qui... Ah no! Perché io non so chi mente. Per quanto possa sembrare una cavolata, è giusta. Il cielo è blu. Il cielo è blu. Scegli a chi fare la domanda. E che cosa cambia? Non cambia niente. Oh cielo santissimo, aspetta. Ma non cambia. Perché se uno dice la verità, mi dice di sì, l'altro mi dice no. Ma non cambia però. Vabbè, dal momento che io penso che il tizio blu, lui, Willy, penso che sia lui a dire la verità, quindi dico Willy e mi dovrebbe rispondere sì, se io ho ragione. Willy. Ok. No. Sì, è blu. È lui quindi il bugiardo. Infatti. No, allora avevo sbagliato intuizione. Scegli la seconda domanda. Oddio, che trip! Chi ha rubato le galline? Chi dice la verità? Sapete chi ha rubato le galline? Allora, aspetta. Willy, il cielo è blu? Lui mi ha detto no, ma il cielo è blu. Quindi sei tu che dici le bugie. Ma non so... Ah, no, sì, quindi tu dici sempre la verità. Quindi, chi ha rubato le galline? Potrei chiederlo a te tranquillamente. Perché tu mi dici la verità. La cosa più logica da fare sarebbe la prima. Chiederla a Wenka, chiaramente. Chi ha rubato le galline... Tu mi dici sempre la verità, Wenka, e quindi mi dovresti dare la risposta. Chi dice la verità? Lo sappiamo che è Wenka. Sapete chi ha rubato le galline? Se lo chiedo a Wenka, mi può rispondere sì o no. Non mi porta a niente, quindi la prima. Chi ha rubato le galline? Wenka. Scegli a chi vuoi fare la domanda, Wenka. Io. Oh! Siccome so chi è il bugiardo, posso sapere chi è stato. Abbiamo constatato che lui dice la verità. Quindi è stato lui. È stato lui davvero. Siccome so chi è il bugiardo, e quindi Willy, perché Willy mi ha detto che il cielo non è blu, posso sapere chi è stato. E vista la sua faccia, ho l'impressione di non essermi sbagliata. Quindi sei tu che hai rubato le galline. Scegli la tua ultima domanda. Chi dice la verità?
Sappiamo che è Wenka. Chi ha dato i semi alle galline, fammi vedere chi ha rubato le galline. Ma lo sappiamo già. Fammi vedere chi ha rubato le galline. Wenka mi ha risposto io. Wenka dice la verità, quindi è stato lui. Scusate la lentezza, ragazzi. Il cervello. Il cervello non funziona. Chi ha dato i semi alle galline? Scegli a chi vuoi fare la domanda. Wenka. Perché Wenka dice la verità. Willy. So chi mente, quindi so chi ha fatto il colpo. Quindi so chi ha fatto il colpo. Ok. Io spero di star facendo giusto. Non sto capendo. Grande, me la sono cavata per sapere chi ha fatto cosa e chi miente. Allora aver detto chi ha rubato le galline? Wenka. Oddio, io non sto capendo niente. Io non sto capendo assolutamente niente. Allora, fermi un secondo. Un secondo, un piccolo secondo. Allora, io pensavo che Willy dicesse la verità e che Wenka fosse il bugiardo. Quindi ho chiesto a Willy. Il cielo è blu? Mi ha detto di no. Quindi sei tu il bugiardo. Ok. Quindi Wenka dice la verità. Ho chiesto a te chi ha preso le galline. Chi ha rubato le galline mi hai detto io, quindi è Wenka. E chi gli ha dato i semi è stato Willy. Quindi teoricamente chi ha rubato le galline? Wenka. Esatto. Oh signore! Sono una persona intelligente. Sì, grande. Non ti gasare. Chi ha dato loro dei semi? Tu, Willy. Sì, anche questo è giusto. Oh mio Dio. Aiuto. Non mi resta che dire loro chi è il bugiardo. Non mi resta che dire loro chi è il bugiardo. Chi è il bugiardo? Tu, Willy. Puff, hai avuto fortuna, niente di più. Oh, ce l'ho fatta! The Mentalist! Avevate ragione, è stato divertente. No, è stato più facile del previsto. Parla per te, vai a dirlo al tuo adorato Charlie, spiona. Senti chi parla, non avreste dovuto fare le cavolate che avete fatto. Oh mamma mia. Dopo l'episodio di Halloween con tutti i casini che sono successi mi aspettavo di tutto, ragazzi. Adesso posso tornare da Charlie per spiegargli tutto. Sarà contento. Mai quanto me. Oddio, oddio, oddio. Charlie, amore mio, sposiamoci. Allora sei riuscita a sapere chi è stato? Sì, uno ha rubato le galline e l'altro ha dato loro dei semi. Ah, quindi c'entravano entrambi, mi dispiace. What? What is this? Avrei dovuto farti mangiare di forza il mio cioccolato, spiona. Ma che ci avrà di eccezionale questo cioccolato per volermelo far mangiare? Visto che lui ha dato da mangiare i semi alle galline di Charlie, penso che dia da mangiare i semi anche le sue galline e quindi io non avrei mangiato un uovo di cioccolato. Avrei mangiato un uovo crudo? E tu osi parlarmi dopo ciò che hai fatto a Will? Aspetta che ti prenda. Cosa? Non ha senso questa frase. E tu osi parlarmi dopo ciò che hai fatto a Will, aspetta che ti prenda. Mi sa che qualcuno si farà tirare le orecchie. Will è scappato e Charlie gli corre dietro. Proverò a seguirli per vedere come va a finire. I popcorn! In tribuna. Primo posto in tribuna. Eccoli, sono laggiù. C'è anche Wenka con loro. Grrr.
Magari aspetto un po' prima di avvicinarmi. Ah, così? Ok. Lady, ti stavamo cercando. Chi? Tu e i tuoi fratelli? Sì, abbiamo trovato un accordo. Mi aiuteranno a riparare ai danni mentre io li lascerò vivere. Alla fine mi chiedo quale dei tre sia il più terribile. Ma Charlie è un santo. Non credo ne siano entusiasti. Per ringraziarti di aver messo fine a questo litigio familiare, ognuno di noi vuole farti un regalo. Davvero? Che gentili! Anche se gentili non è il termine che mi viene in mente. Illustrazione. Carini! Ah, quindi una tenuta, quella alle galline in testa e il cioccolato. Che carini! Noi? Veramente sei tu che hai insistito. Io non volevo dare proprio niente, ecco per l'appunto. Aia, Charlie gli ha dato una sberla dietro la testa. Ah, così? Giù di violenza. Comincio io, una delle mie migliori uova di cioccolato. Grazie, è talmente bello che non lo mangerò. Lo metterò sul mio comò, oh cielo. Eccoti i miei vecchi vestiti. Non ti staranno bene come stanno a me, ma visto che devo darti qualcosa, grazie. È bellissimo, grazie. È bellissimo, è più bello del costume dell'evento di Pasqua. Sì, insomma, non è questo il senso, però sì, è bellissimo. Che bello. Io ti regalo questo pulcino e il cioccolato che volevo darti prima. Ah, mi ha dato il cioccolato e il pulcino si è posato sulla mia mano. Oh, carino. Carino. Sempre più decorativa. Posso mangiarlo senza rischi? Sì, assaggialo. Ho morso un pezzo di cioccolato. Tutto diventa strano, gli occhi mi si chiudono da soli, oddio. Bye bye, Lady. Tutto è diventato nero e io mi sono addormentata, oddio. E grazie di tutto. No, Charlie. Mi sono svegliata di nuovo nella foresta, sotto il cespuglio di more selvatiche. Iris! Lady, che diamine, mi hai fatto paura. Con questi vestiti anch'io mi farei paura. Oh, Iris, ma che ci fai allungata qui? Ti senti male? Possiamo tornare a casa se vuoi. No, è tutto a posto, mi sento meglio. Forse è stato solo un sogno. Ah, sì. Sei vestita in modo strano, ma alla fine questo look ti si addice. Oh, lo so, tesoro. Soprattutto il cappuccio con le orecchie da asino. Cosa? Sono delle orecchie da coniglio, Iris. Ma come ti permetti? Comunque, ho avuto l'impressione che un coniglio bianco, uno grigio e uno marrone ci seguissero per tutto il giorno, nascondendosi tra i cespugli. Oh, carino. Brava, hai completato l'episodio speciale Pasqua. Yes.